Amico blu, noleggiami. Sì, pure i camion non si possono noleggiare. Ma da Casandrino, Luigi Di Donato di Casandrino. Allora, volevate vedere il televisore capovolto, quello a rovescio, quello là che la casa madre ha costruito con il pannello, con la scheda madre montata al contrario. Eccolo qua. Io non volevo fare il filmato per il semplice motivo che questo qua non è un guasto molto interessante, che è solo l'attacco dell'antenna. Però la curiosità sta nel fatto che il pannello, lo schienasse, adesso abbasso un po' perché si vede meglio. Ecco qua, come vediamo le scritte sono a rovescio, tutte le prese si trovano sul lato superiore, mentre invece normalmente noi le troviamo sempre sotto, non sopra. Però il televisore come sta? È messo in modo corretto, perché c'è il piedistallo sotto, il cavo di alimentazione sotto, vabbè, nel laterale è uguale, anche se è un po' antipatico questo fatto, vabbè, che di solito noi troviamo le prese sotto con l'altro laterale. Infatti qua c'è il ricevitore telecomando e il televisore, che marca è Gretz, made in Turchia, cose turche. Allora apriamo e vediamo un po' come si fa a recuperare l'attacco dell'antenna che qua manca proprio. Quando troviamo la linguetta, il contatto centrale, diciamo che è abbastanza facile rifare i collegamenti e risaldare lo spinotto. Quando manca proprio tutto, viene strappato via anche quello, come in questo caso, la situazione è un poco più complicata. Vediamo un po' come risolvere. Qua si vede meglio che il televisore è posizionato in modo corretto e le prese ce l'ha sopra. Onestamente è la prima volta che vedo qualcosa del genere. Solo una volta ho visto cosa del genere, un pannello montato al contrario, probabilmente non si è riuscito ad andare in service mode per capovolgere l'immagine, qualcuno ha messo il televisore sotto sopra. Ma allora, una volta che ho tolto tutte le viti sul perimetro, vediamo che il pannello schienale comunque ancora non viene via. Per quale motivo? Perché c'ha le solite viti nascoste sotto l'adesivo qua, sia sul fianco, infatti si piega in quel punto, sia sopra qua, che poi sarebbe sotto. Infatti se togliamo l'adesivo, ecco la vitrella nascosta numero 1, ecco la vitrella nascosta numero 2, quindi dobbiamo togliere anche quelle due. A posto, aperto il televisore, vediamo la scheda. Ah, questa praticamente è una scheda che può andare in qualsiasi posizione, può andare sopra, sotto, di fianco, la puoi girare come vuoi. Non è obbligatorio metterla insomma come Dio comanda. Allora, come vediamo, il tunnel, quel sintonizzatore è tutto chiuso, quindi è una bella fregatura, perché di solito, cioè no di solito, in alcuni casi ci sta il coperchietto sopra che si alza, quindi è più facile poi andare a recuperare il contatto centrale. In questo quasi caso invece, innanzitutto non abbiamo più la linguetta, c'è cioè il pin centrale dell'attacco antenna. In secondo luogo è chiuso tutto, quindi bisogna smontare tutto per andare a recuperare il contatto centrale. Che problema? Non è il tubicino qua, l'attacco, la presa di antenna, ma il contatto centrale. Io ne ho preso qualcuno in più qua. Questi qua pure le trovate nel mio canale eBay. Eccoli qua, 50 prese, 50 pezzi, presa antenna. Quanto costa? 7,50 euro. Il prezzo è buono, non vi preoccupate. È il prezzo più basso di tutti ciò su queste cose qua. Queste sono le prese. Andiamo a vedere un po' come bisogna fare qua per recuperare questo televisore. Bello poi quando viene il cliente e vi dice: guardate, una fesseria, bisogna solo mettere lo spinotto qua, è una cosa da niente. Sti cacchio, non dice una parola. Bisogna smontare tutto. Provate ad andare un gatto autorizzato, ti dice non ci vuole niente, vi cambiano tutta la scheda. Come vedete, praticamente non esiste il contatto centrale, come ci ho detto 3 volte. Quindi bisogna alzare la scheda dal telaio qua. Questo qua è l'attacco dell'antenna. Il problema non è saldare questo, lo spinotto, come dice il cliente, non ci vuole niente. Il problema è questo qua, il centrale, che è all'interno del tunnel del gruppo del sintonizzatore. Per cui se è assente come in questo caso si deve fare un casino. Quindi togliamo la scheda da sopra al telaio. Allora a questo punto, per mettere lo spinotto,
per il clero una fesseria, come dicono loro, e per noi una croce, si deve togliere la scheda dal telaio. Quindi mettiamoci la mano in bacio, montiamo tutto. Ecco qua, mollato le viti dalla scheda, si deve sfilare, fare in modo che vengano scavallati gli spinotti. Così. Ecco qua. Adesso possiamo vedere. Allora basta solo in questo caso, perché non sempre, girare la scheda, così risparmiamo pure di togliere tutti i connettori, meno si tocca e meglio è. Questo qua è l'attacco che manca, l'attacco di lanterna. Vediamo che è tutto chiuso. Quello che interessa a noi, ribaltiamo tutto, è questo punto qua. Messo che stacchi fotocamera per fuoco, ecco qua. Questo è il polo caldo centrale della presa d'antenna. Quindi, mo come si fa? Innanzitutto, con il saldatore bisogna andare a rimuovere la saldatura originale. In modo che mettiamo un cavetto, un filino che esce dall'altra parte, dal buco, così possiamo andare un'altra volta a ripristinare il contatto centrale. Ecco qua. Per prima cosa, con il saldatore andiamo ad aggiungere un po' di stagno in modo che quando andiamo a dissaldare si libera più facilmente il buco. Qua, questo è l'aspiratore sempre originale cinese. Ecco qua, il buco è libero. Vediamo se questa caspita di videocamerino. Vicino. Chi è? Ecco qua, qua si vede il foro libero dove va il filo infilato dentro. Allora, adesso per fare la cosa più facile ho preso un pin di una resistenza, facciamo la telle in modo che la infiliamo da dentro il buco qua e cerchiamo di uscire da quest'altra parte. Ecco qua, sono uscito fuori, lo piego un poco altrimenti scendo un'altra volta. A posto, andiamo a saldare il pin. Ecco qua, attenzione dove è finita l'altra parte che ho tolto, però non lasciamo dentro la saldatura asportata che c'è, può essere che ci sta ancora qualche residuo. Tagliamo e vediamo la situazione attuale. A questo punto la situazione è quella che vedete, cioè il pin centrale che l'abbiamo ricreato, ma bisogna saldarlo sul centrale della presa di antenna che fine ha fatto, eccola qua. Ok, abbiamo stagnato tutte e due e andiamo ad unire il tutto. Una bella, ecco qua, una bella saldatura. Perfetto. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a spingere dentro il tutto, stando molto attenti che non va in corto con la massa, perché se il centrale urta vicino alla carcassa del sintonizzatore, praticamente noi mettiamo in corto l'uscita. Ok, però attenzione perché che non deve urtare il centrale della presa sulla massa, sulla carcassa, sulla schermatura, altrimenti mettete in corto l'entrata e fate un lavoro inutile perché dopo non si vedrà niente, segnale assente. A questo punto cerchiamo di avvicinare quanto più è possibile la presa alla carcassa e passiamo in modalità idraulico, cioè a saldare il vero e proprio spinotto sulla carcassa del sintonizzatore. A posto, massima temperatura al saldatore circa 450 gradi e andiamo. A questo punto iniziamo la vera e propria operazione. Attenzione, ora questa situazione qua bisogna stare molto attenti a non fare andare lo stagno all'interno dello spinotto, altrimenti c'è il rischio di mettere in corto tutto. Questo mi ricorda tanto quando gli idraulici facevano quegli impianti con il piombo, queste cose qua. Ecco qua, temperatura del saldatore 450 gradi, questa è la fase un poco più delicata. Ecco qua, anche nei fianchi e anche un poco sotto. A posto. Questa qua è la situazione dopo che ho saldato lo spinotto sulla carcassa del sintonizzatore. Montiamo tutto e vediamo poi il risultato. A posto. Ho rimesso la scheda nell'apposito alloggio.
vediamo l'attacco, la barzelletta di questo televisore turco, no? Che ha le viti di massa sulla plastica. Cioè praticamente loro hanno messo la scheda che dovrebbe andare sul telaio del televisore, sullo chassis, però è tutto di plastica, quindi a che serve? Non lo so, questa massa. Boh. Vabbè, montiamo tutto e vediamo un po' la situazione. Allora, vi voglio dire una cosa. In alcuni casi con il tester si può verificare se abbiamo creato un corto oppure no. In altri casi si è interrotto, però in entrambi i casi è tutto inutile. Perché? Ve lo dico io perché. Perché in alcuni casi abbiamo una resistenza zero anche se è correttamente installato lo spinotto, la presa, in base a come è stato fatto l'attacco, come è stato progettato il sintonizzatore. In altri casi invece abbiamo un condensatore in serie all'entrata, quindi mette la resistenza infinita, quindi sembrerà isolato. Quindi è inutile fare questa misura, andiamo direttamente a collaudare il televisore. Accendiamo il televisore, grazie. Giuro che non ho provato niente, non so niente se si vede, se non si vede, è tutto in diretta. Quindi, anche se non si vede niente, farò la mia bella figura di puntini, puntini, puntini. Brutta bestia! Niente, sta riposando, si sta ricaricando. E che cazzo? Sta caricando, questo è lo smart TV, sta caricando i dati. Dopo un po' andrà in funzione. Android, siamo belli, eh? Nessun segnale, ma niente paura perché il cliente l'aveva messo in HDMI, perché chiaramente senza antenna ha cercato in qualche modo di vedere. Allora, vediamo un attimo, e checca, andiamo su UBT, incrociamo le dita, esce, non esce, ecco qua, che è successo? Italia 1 HD. Lì, lì. Vieni a vedere, c'è un altro cagnaccio. Mannaggia. Sta qua, in televisione, guarda. A posto. Voglio dire una cosa, poi un Android TV, quindi penso che è aggiornato per 10 bit. Sì. Bonus, bonus. E che? Allora, il televisore curvo, Akai 32 pollici. Smart TV non è che è curvo, è curvato, cioè questo cosa significa? Non nasce curvo, viene curvato nel momento in cui viene messo il pannello, quindi il pannello è dritto e si curva nel momento in cui viene alloggiato nella cornice. Volete vedere come funziona? Vi faccio vedere. E visto che il banco fa schifo, bandiera vecchia, onore dei capitani, ci mettiamo un bell'angolare sopra così aggiustiamo un poco. Ecco qua, pure questa è fatta. È sempre stato antipatico questo bordo qua che era tutto mangiato qua, tutto rotto, messo questo angolare. Allora, sul banco sempre un solo televisore. Non facciamo come fanno parecchi che lasciano televisori aperti in giro, matasse di filo, fili appeso, ruote d'auto, maniche di ombrello. È uno stress solo guardare quelle cose là nei laboratori. C'è un laboratorio per essere. Insomma, in ordine, deve avere un solo televisore, a parte se non è proprio una catena, un centro che magari devono lavorare in tante persone, un altro discorso, ma ne si è da solo, un solo televisore sul banco, qua ci sono qualcosa come 40, 50, forse anche più, televisori da riparare, riparati e compagnia cantante. Però se notate, sul banco, qua ho pure un regalo in natura, qua vedete, ogni tanto arriva anche qualche creatore che porta qualcosa di buono, sul banco sempre un solo televisore. Riparato o non riparato, toglietelo da mezzo se non riuscite a ripararlo, non vale la pena, quello che sia, richiudetelo, mettetelo a posto, mettete uno su, altrimenti vi stressate, perché lo stress è proprio quel fatto di lasciare tutto in giro smontato. Io sono anche capace di scendere un'altra volta dopo cena, la sera, anche alle 10, 11, anche a mezzanotte, devo richiudere, che di mattina quando scendo deve stare tutto pulito, non lasciare niente in giro. Che cosa succede? Facciamo un'ipotesi, io apro questo televisore, poi magari non ho i LED, non ho i ricambi, lo lascio aperto, ne apro un altro, ok? Comincio magari a cambiare qualcosa che devo cambiare. Arriva un'altra persona qua con un terzo televisore, cortesemente mi potete far vedere come si sintonizzano i canali. Vi troverete con tre televisori in un lampo, incasinati. Quindi evitiamo queste situazioni. Buongiorno, faccio domanda famosa. Buongiorno. Buongiorno, ah, qua sono due televisori, non uno. Ecco qua, come vediamo, una volta tolta la cornice, il pannello, togliamo il pannello, dove ci rompe, ah, è pure incollato, porca puttana,
Questa è la grande fregatura che si può avere, quando hai il pannello incollato sulla... Mannaggia, bisogna... Quando provate in queste condizioni fate una cosa, togliete direttamente la plastica, il supporto in plastica con tutto il pannello, non provate mai a forzare e spaccate il pannello. Ok, arrischiando un poco sono riuscito a scollarlo. Attenzione, questo è il momento tragico. Ecco qua, mettiamo subito in verticale. Come vedete il pannello, facciamo la vista anzi via, è dritto, non è curvo. Facciamo l'inquadratura, è perfettamente dritto, si curva nel momento in cui viene alloggiato sulla cornice. Solito problema di sostituzione di barre, è inutile far vedere tutta la procedura perché abbiamo tanti tanti altri filmati in riferimento a questo tipo di intervento. Lilli non c'è, sta sopra, ha detto deve mangiare la pizza sopra, tante belle cose, buon anno, auguri a tutti da Luigi Di Donato di Casandrino, ciao, alla prossima, ciao. Questa qua me l'hanno regalata, attenzione, doveva finire il tappo stasera perché se va a finire lo schermo fate la frittata, la roba ha voglia di fare l'anguilla, o il cavolo risolvete, dovete cambiare solo il televisore. Ciao a tutti, auguri.